Ma c'è qualcuno che studia l'attività, che cerca di manipolarci tutti attraverso l'interesse del denaro. So che poche cose spuntano fuori dal nostro ambiente organico. Un famoso propagandista mi ha detto: «È tutto un film», mi disse. Mi fece rabbrividire allora. «Quasi tutte le scene o le immagini che incrociamo quotidianamente nella nostra vita», disse, «sono lì per una ragione. Spesso da qualcuno che ha pagato un sacco di soldi per metterle lì. Che sarebbe se tutta la campagna contro le fake news si trattasse di una manovra da parte di qualcuno per tenerci lontani, dal credere che alcuni siti web, con le loro storie controverse, fossero etichettate come fake news? Ma chi è che vuole questa cosa? Una volta collegati tutti i punti, ho scoperto che spesso si tratta di denaro. Mi chiedo, chi finanzia la prima bozza senza scopo di lucro e la manovra contro le fake news? Ho trovato la risposta. È stato Google. Non sono la sola che pensa che tutte le cose sono srotolate fuori dalla propaganda di questa campagna. Glenn Greenwald una volta ha scritto sul giornale: «La cosa più importante che dovete rendervi conto è che quelli che denunciano le fake news come più potenza sono tipicamente coloro che le disseminano con più aggressività». Quindi, qual è la lezione di tutto questo? Non sono qui per stabilire chi ha ragione, ma posso dirvi che coloro che hanno interessi più forti possono cercare di manipolare la vostra opinione. Numero 1. Quando i media sembra cerchino di formare, censurare fatti ed opinioni anziché riportarli. Numero 2. Quando così tanti media riportano le stesse storie, propagano la stessa narrazione, si affidano alle stesse fonti, usano anche le stesse frasi. Pensateci. Ci sono centinaia di nuove storie che vengono riportate ogni giorno, ed un numero infinito di riportarle. Quando sono tutti sulla stessa pagina, può essere solo il risultato di una campagna organizzata. Vi lascio con un ultimo pensiero e vi avverto, si tratta di un nuovo slogan che viene bandito sull'alfabetizzazione mediatica. Vi dirò come fidarsi e di chi non dovete fidarvi. I fautori dell'alfabetizzazione mediatica sono impegnati per far approvare leggi statali e richiedere che venga insegnata la versione corretta dell'alfabetizzazione mediatica nelle scuole pubbliche. Stanno sviluppando siti web come risorse per plasmare il pubblico in collaborazione con le università. Penso che l'alfabetizzazione mediatica sia un nuovo nome promosso da alcune delle stesse persone che vogliono dirti cosa credere. Queste persone con i loro programmi personali usano termini progettati per ingannarti, facendoti credere che siano autorità neutre. Devi ricordare che quando i loro interessi stanno lavorando così forte per dare forma alla tua opinione, il vero obiettivo potrebbe essere semplicemente aggiungere un altro strato tra te e la verità. Quando così tanti media riportano le stesse storie, propagano la stessa narrazione, si affidano alle stesse fonti, usano anche le stesse frasi. Pensateci. Ci sono centinaia di nuove storie che vengono riportate ogni giorno, ed un numero infinito di riportarle. Quando sono tutti sulla stessa pagina, può essere solo il risultato di una campagna organizzata.